questa solennità, quindi, vogliamo portare alla tua attenzione il sacrificio sostenuto dalla tua, dalla nostra comunità, per l'improvviso stravolgimento di abitudini, modi di vita, del vivere quotidiano. La tua benedizione, costantemente riservata alla nostra città, possa quindi continuare a sostenere gli sforzi di chi, in campo pubblico o nel cuore della nostra individualità, si prodiga per riconquistare la socialità. Libera dal bisogno i nostri cittadini. Proteggili da chi tenta di costruire potere sfruttando le loro difficoltà. E aiuta noi istituzioni a non lasciare nessuno per ultimo, dal centro alle periferie, dalla città alle frazioni. Così io, Gianguido Lamberto, sindaco, torno ad offrire a te, Madonna delle Grazie, la chiave della porta di Teramo, aprendo il cuore e la speranza di tutti i nostri concittadini. Evviva Santa Maria delle Grazie, evviva Teramo! È stata una giornata straordinaria, una festa che deve consentirci di guardare al futuro con fiducia e speranza. Abbiamo consegnato i nostri cuori alla nostra Santa Maria delle Grazie perché ci sia un messaggio importante di solidarietà che riesca veramente ad accompagnarci nel modo migliore, con fiducia e speranza appunto, verso l'uscita dall'emergenza pandemica. La città ha onorato degnamente la propria compatrona con vari momenti musicali in vari punti della città e ieri c'è stata anche la notte dell'organetto, c'è stata musica medievale, prima un saggio di pianoforte, quindi sono tante le attività e speriamo che la Madonna delle Grazie ci dia la forza di portare avanti queste iniziative, perché questa è un'iniziativa che, ripeto, viene finanziata solo con l'acquisto dei biglietti, solo con la lotteria.